sovrapporle. Quindi io la ricerca la faccio sempre sul visibile prima, cioè cerco di vederlo con i miei occhi. Però in una giornata del genere o in una giornata non particolarmente calda, per agevolare le ricerche io posso impostare un range come abbiamo fatto prima da 24. Voglio fare esatto. Disegno un poligono, vedete? Riuscite a vedere? Ok, gli do una quota di volo che in questo caso può essere 30 metri, già sul default, no? 30 mi sembra. 25. Sì. E vediamo intanto a terra, quindi noi intanto possiamo osservare, adesso lo stiamo facendo lavorare molto velocemente, cos'è 8 metri al secondo Antonio credo, no? Sì, forse anche di però può andare anche molto adagio. Ecco, una cosa per le forze dell'ordine. Okay. È stato programmato il ritorno. Ha già finito casa. Da solo, quindi si è fatto mezzo ettaro, ci ha messo quanto? Un minuto e mezzo, e adesso ritorna alla base da solo, quindi non c'è bisogno, vedete che il pilota ha il comando in alto. Il drone ritorna immediatamente a terra e ci comunica. Una cosa importante per le centrali operative, vedete che il segnale video arriva senza cavi e siamo in grado di trasmetterlo fino a un chilometro di distanza, quindi la centrale operativa non è detto che debba essere lì. Aspetta, cosa? Scivola adagio, adagio, scivolare sotto, un po' bagnato. Dove è la? Abbiamo, no, non abbiamo preso. Dove è la cosa? Tesoro. Eh? Non abbiamo preso il lenzuolino. È lì, ok. Va bene. Vuoi da Garza? No, no, ma non c'è una ferita. No, ok, ottimo. Non c'è una ferita. Oggi siamo qui per presentare
per la prima volta in Italia in modo organico una grande possibilità che hanno i droni, che ha questa tecnologia per salvare la vita delle persone. L'utilizzo di sensori come le termocamere che permettono di individuare persone ancora in vita e di abbattere questa inaccettabile ancora altissima percentuale di persone che vengono trovate morte. La tecnologia c'è, le metodologie ci sono. È importante e necessario integrare queste possibilità nelle attività di soccorso, anche quelle quotidiane. Ci sono, usiamole. Noi oggi abbiamo lanciato anche questa provocazione per capire che cos'è possibile per cambiare in modo radicale le modalità di soccorso attuate fino ad ora. Evidentemente non è solo un problema tecnologico di metodologie, ma anche un problema normativo. I droni sono regolamentati, vorrei ricordare a tutti, anche a quelli che acquistano i piccoli droni nei centri commerciali, che ci sono delle regole da rispettare anche solo per divertirsi e che il rischio è molto grande perché ci sono delle responsabilità penali anche per i genitori di ragazzini che li usano. C'è stata un'evoluzione della normativa negli ultimi anni, devo dire sinceramente ENAC è stata molto sensibile. Per quello che riguarda l'aspetto specifico del soccorso, mi onoro di collaborare al tavolo presso l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile e stiamo proprio studiando delle deroghe alla normativa attuale per agevolare ancora di più l'utilizzo di droni nelle attività di soccorso. Ricordiamo anche che il Parlamento europeo qualche giorno fa ha approvato il documento di indirizzo che poi diventerà documento finale della Commissione europea, perché finalmente il tutto verrà regolamentato non più a livello dei singoli paesi ma a livello comunitario. Vendere droni non significa soltanto avere a che fare con macchine che hanno camere volanti, significa soprattutto acquisire il know-how tecnologico per poterle governare, per sapere, avere la consapevolezza dei rischi che ci sono con l'impiego di questi dispositivi, di questa tecnologia nei lavori aerei. Oggi abbiamo la possibilità di identificare uno use case molto importante, salvare vite umane. Non stiamo parlando certo di fotografie, di riprese video, stiamo parlando di un'applicazione molto, molto seria. Questa tecnologia può fare la differenza oggi con l'utilizzo di termocamere, con l'utilizzo di sensori specifici montati su questi droni per facilitare, velocizzare e soprattutto dare delle agevolazioni a chi deve prestare il soccorso. Quindi è una tecnologia sicuramente molto interessante, bisogna studiarla, c'è una normativa importante da seguire, ci sono delle scuole, ci sono dei percorsi professionali che si possono traguardare per il raggiungimento di questi obiettivi professionali. Quindi è una tecnologia oggi a disposizione, possiamo utilizzarla. Perché le problematiche maggiori ce le abbiamo in montagna, dove soprattutto nel mio comune, ma in quasi tutto l'Appennino nostro, Piacentino e altrove, manca la ricezione telefonica. E senza ricezione telefonica anche per noi sindaci è diventato davvero difficile portare avanti le emergenze e le urgenze, soprattutto tenersi in collegamento con le macchine operative, con le varie prefetture, con i carabinieri, con i gruppi di protezione civile. Quindi l'utilizzo del drone deve partire dalla montagna, deve partire, ma soprattutto l'utilizzo del drone deve essere lavorato e utilizzato insieme alle altre squadre, ma deve essere un affiancamento alla persona. Non bisogna mai dimenticarci che siamo noi persone che dobbiamo portare avanti poi l'emergenza. Il drone deve essere di sostegno, sostegno importante, e soprattutto nel nostro territorio, maggiormente i territori di montagna, dove le persone si perdono nei boschi, si perdono, hanno delle problematiche, con questo strumento penso che sia la cosa più importante e fondamentale anche per ricercare in zone dove anche noi persone, anche con i vari strumenti, non riusciamo ad arrivare, ad avvicinarci.